Sì, l'abbiamo detto, noi non ci facciamo distrarre da niente, abbiamo avuto qualche incidente, incidenti sono gli infortuni ovviamente, ma questo non cambia niente nella nostra attitudine e nel nostro modo di provare a presentarci alle partite, che è quello di volerle vincere tutte, con, come dico sempre, rispetto degli avversari. E quella di domenica è stata una partita molto importante, una partita giocata con grande determinazione, sicuramente facilitata da un avvio ottimo, però poi con grande determinazione l'abbiamo portata fino in fondo. No, non credo proprio, la nostra attenzione esclusivamente su Legnano. La Final Eight è la settimana successiva ed è come un normalissimo turno di campionato. Quando giochi con una squadra non pensi a quella che affronterai dopo 15 giorni. Quindi la nostra attenzione è su Legnano e sulle caratteristiche dei suoi giocatori. Ma sono cambiate tante cose perché, come sto dicendo, in questo periodo giochiamo in un modo diverso da un punto di vista offensivo e da un punto di vista difensivo. Abbiamo dovuto adattarci alla nuova situazione e quindi siamo una squadra diversa. A Legnano dissi allora che fu la nostra miglior partita e credo, nei tanti anni che ho allenato, una delle miglior partite avendo perso, che non è una cosa bella da dire, però è stata una partita molto attenta, molto determinata, molto dura ed eticamente molto ben interpretata dai nostri ragazzi. E poi hanno vinto loro, quindi siamo sicuramente molto, molto carichi perché ci ricordiamo perfettamente di aver condotto la partita a Legnano, di averla guidata e che avremmo sicuramente non rubato niente in caso di vittoria e quindi vorremmo riprovarci. Sicuramente Legnano verrà qui per cercare di fare risultato, ma noi abbiamo molto bene nella testa la partita dell'andata.